Secondo qualsiasi ora, così vedete la scatola si è mossa. Prende Vlada 4, lo mette direttamente nella bara. Non sono il generatore, no! Il generatore, no, per favore! No. Oh. Forse più in basso nel corridoio. E adesso... Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnev. Ragazzi, volevamo iniziare un nuovo video qui. Avete ordinato voi questo enorme pacco intero? Guardateli! Io non ho ordinato niente! Ascolta, non ho idea di cosa sia! Questa è una specie di cosa per noi, una ricompensa di YouTube arrivata per il buon contenuto! Ok, in breve, questo è Safik 1234, questo è Pasha Shiriev! Iniziamo a guardare, presto! Bene. Ragazzi, guardate, mamma mia, questo è un pacchetto così grande che persino il carrello è stato usato! A proposito, le forbici ci hanno dato, a quanto pare... Safik, apriamolo! Ragazzi, non posso nemmeno immaginare cosa ci sia dentro! Ora disimballiamo, probabilmente è fantastico! Guardate! Qua. Ragazzi, facciamo attenzione, per favore, non sappiamo che ci sta lì dentro! Ragazzi, guardate, vedo già l'angolo di questo pacco! Accidenti! Pazzesco, che bella scatola! Sembra un grande giocattolo, ragazzi! Piano! Perché me l'hanno mandato se io non l'ho ordinato? Ma qui davvero, ecco, filmalo bene. Da Playtime e fratelli per Arishnev. Davvero un vero Huggy Wuggy. Ascolta, ho sentito che li danno a tutti gratuitamente. La loro fabbrica sta chiudendo. E i suoi denti sono così affilati. Dannazione, come quello vero. Per me onestamente è stupido stare con questo vicino in qualche modo. È sicuramente vivo e ci divorerà ancora. Ma come ci divorerà? Sei imballato. Solo quando lo disimballerai, forse gli metterai la tua testa in bocca, allora ti divorerà. Ascoltate, ok, facciamo così. Abbiamo messo le telecamere nello studio. Osserviamo come si comporta. Laggiù, guardate laggiù, abbiamo messo le telecamere, vedete? Fuori, ecco le telecamere. E solo sulle telecamere nascoste lo vedremo. Perché ti assicuro, se prende vita non ce la passeremo molto bene. Carissimi follower, ci siamo resi conto che vi piacciono i video di Huggy Wuggy. E quindi, non appena ci saranno 100.000 mi piace sotto questo video, filmeremo immediatamente altri fantastici video a proposito di Huggy Wuggy. Quindi adesso scendete, mettete un like e io, ragazzi, suggerisco di andare al computer dove abbiamo acceso le telecamere nascoste. Perché ho paura di stare accanto a questo, ragazzi. Mettiamo anch'io paura, aspetta! Posso? Va bene. Così, basta, io me ne vado. Aspettate, ragazzi, aspettate! Allora, Pasha, vieni qua. Cambiamo, cosa? Cosa? Ragazzi, vi stavo aspettando. Ok, vi mostriamo ora come funzionano tutte le telecamere. Vediamo. Guardate, ragazzi, possiamo guardare tutto, incluso Huggy Wuggy, attraverso queste telecamere e guardare tutto ciò che sta accadendo lì. Stiamo guardando qui, vediamo qualsiasi cosa. Tutto è sotto controllo. Vedete la scatola? Se c'è almeno un po' di movimento, allora lo beccheremo subito, ragazzi. Sono solo sicuro che questo giocattolo prenderà vita al 100%. Qui siamo ben riforniti, quindi io penso che possiamo difenderci bene da quel coso. Guardate, guardate, ragazzi, ho avvicinato. Allora, mentre sembra che non ci siano movimenti. Ma cosa, passeremo ore a guardare il giocattolo come sta? Possiamo aprirlo? Safik, questa fabbrica ha chiuso per un motivo. Ti assicuro che questi giocattoli sono vivi. Soprattutto Huggy Wuggy, lui è in grado di uccidere. Quindi mi è obbligato al 100% a prendere vita ora. Ma no, ma cosa, sei pazzo? Safik, sono passati solo 5 minuti. Per qualsiasi ora Huggy... Ok, guarda, la scatola ha tremato. Ma è solo un giocattolo. Gente, Pasha, lo vedi? Sto riuscendo, Safik, lo vedo con i miei occhi. Cavolo. Questo è alimentato a batteria? È solo un delirio. Safik, quali batterie? Ragazzi, sto ancora girando sul mio telefono anche ora. Abbiamo telecamere nascoste da diverse angolazioni. Huggy Wuggy cammina. Accidenti. Sta distruggendo lo studio. Ha lasciato cadere la sedia. Allora, ma la porta è chiusa. Non lo so. Cavolo. Sembra studiare lo studio. Accidenti, ora romperà qualcosa. Io, Safik, te l'ho detto, doveva essere vivo. Allora perché non l'abbiamo buttato via subito, se lo sapevi? Ho dovuto sbarazzarci subito di questo Huggy Wuggy. Che cosa ha preso? Ci mostra dritto ora nella fotocamera un pulsante rosso. Pazzesco. Ragazzi, penso che sia una minaccia. Huggy Wuggy, se prende vita,
È una specie di creatura magica e forse può influenzare il nostro canale e anche voi. Ad esempio, togliere qualcuno dal canale, quindi in questo momento vai sotto il video e controlla se il tuo pulsante è rosso o grigio. Se è rosso, allora è un colore molto brutto. Quindi, se non volete che Huggy Wuggy venga da te, allora assicurati di scendere sotto il video e rendetelo grigio. Cammina per lo studio, mostra di nuovo il pulsante. Non ci posso credere, Safi! Ma cosa non ci credi? Chiameremo la polizia o i militari? Lascia, che ne dici? Non lo so, sono molto spaventato. Non posso, 3 metri di altezza contro di lui. Questa spada è come uno stuzzicadenti. Ascolta, almeno ce l'abbiamo. Sembra che la porta sia chiusa, forse saremo al sicuro. Guarda dritto nella telecamera e tieni quel pulsante rosso. Ragazzi, cambiamo subito il colore del pulsante di Huggy Wuggy all'uno, due, tre. Wow! Pazzesco. Ragazzi, guardate, Huggy Wuggy ora tiene in mano un pulsante grigio. Sì, l'abbiamo appena punito. Abbiamo dimostrato che siamo una famiglia. Allora, dove è andato? Ragazzi, guardate quanto è veloce! Delirio, quanto è grande, mamma mia! Ragazzi, probabilmente è alto 2 o 3 metri! Ehi, magazzino! Huggy Wuggy è entrato nel nostro magazzino, quindi sappi come si fa a cambiare la telecamera! Non fare clic su tutti i pulsanti! Artyom, non sai come usare un computer! Così, così, così! Andiamo! Eccolo qui! Magazzino, eccolo, eccolo! Cosa sta facendo, ragazzi? Non ci posso credere! Perché è entrato nel nostro magazzino? È assurdo, ragazzi! La DA 4 è lì, cosa vuole farci? Diamine! Che cosa prende? È fuori una scatola strana! Ragazzi! È una bara! Ragazzi, Huggy Wuggy ha spinto la bara e prende la DA 4! E lì li mette nella bara! Cosa? Incredibile, cosa vuole dire? Le nostre telecamere nascoste in studio hanno filmato come Huggy Wuggy... Filmalo, ecco, filmalo! Si piega, ecco, ha messo il secondo! Lo mette nella bara! Ma che fa? Li sta seppellendo tutti? Anche noi verremo seppelliti, gente, accidenti, dobbiamo inventare qualcosa! Mi chiedo se sa che lo guardiamo e che lo vediamo mettere tutto ciò nella bara! I video di Huggy Wuggy sono il più pericolosi possibili, quindi, gente, proprio ora sotto il video, per favore, raccogliete 100.000 like se volete che giriamo di nuovo un video con Huggy Wuggy! O forse qualche altro mostro filmato con le nostre telecamere nascoste nello studio! Così, gente, ha guardato la telecamera proprio e... Prende un orsacchiotto! Guardalo, guardalo, guardalo! Da questo punto di vista proprio! Ragazzi, per farvi capire che stiamo guardando tutto, abbiamo telecamere da quell'angolazione, da questa! Ha preso l'orso! Il mio amato orso! Ascolta, Pasha, beh, sembra trattarlo bene, guardalo, accarezza, vedi? Sì. Sta accarezzando l'orso. Gli piacciono i cuccioli? Forse lui, siccome è un giocattolo, tratta bene gli altri giocattoli. Ascolta. Ah! Stai zitto, Artyom, non è con la tua testa. Vuole strappargli qualcosa. Guarda, lo strappa con facilità. Ragazzi, lo strappa, Huggy Wuggy, lo strappa. Huggy Wuggy ha appena strappato la testa di quel povero orsacchiotto. Pasci, beh, cosa stai zitto? Io non so cosa dire, appena strappato in due mio amato orsacchiotto e se ne sta andando. Gente, beh, è un delirio, tratta anche i giocattoli male, non so cosa ci farà. Quindi se n'è andato, i ragazzi lo filmano mentre andiamo, andiamo. E dove controllo vai? Controllo tutte le porte. Chi ha lasciato la porta aperta? State scherzando? Ragazzi, guardate, però Huggy Wuggy non si vede. Ragazzi, guardate, c'è un lungo corridoio e spero che Huggy Wuggy non ci trovi in studio, perché abbiamo dei corridoi un po' confusi e chiudiamo le porte. Ho detto a Safi che non c'era bisogno di scherzare con Huggy Wuggy e che quel giocolattolo è vivo. Andiamo a vedere cos'altro fa. Guardate, 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 filmi. Guardate, fuori dal magazzino sta guardando la telecamera. Safi, ti sto dicendo che sa che lo stiamo guardando. Eccolo qui, dritto, sta guardando la telecamera. Ascolta, beh, accidenti, forse ha soltanto deciso di guardare. Delirio, ovviamente, guarda che denti, è pazzesco. Pasha, dove sta andando, eh? Non lo so, sta andando da qualche parte verso le scatole, i treppiedi, non so cosa potrebbe trovare lì. Ragazzi, guarda intenzionalmente dritto alle telecamere attraverso le quali lo guardiamo. Guarda, sta prendendo qualcosa. Ma che ha, delle scorte lì? Pensa tu stesso, beh... Nelle mani, tiene qualcosa in mano.
Forse voleva tornare nella scatola. Entra nella caldaia. Allora, dove sono le telecamere? Va bene, dai, cambiamo camera. Guarda, è entrato in un'altra stanza. Guarda nella telecamera. Aspetta, aspetta. Guarda, guarda. Abbiamo, lì ci sono le caldaie. Accidenti, e può anche spaccarle. Alza la mano. Stop. Aspetta, aspetta, aspetta. Quali interferenze? Le telecamere ci sono. Non aspettare, lasciami sintonizzare. Accidenti. Mamma mia, allora, tutte dannazione. Le telecamere sono fuori. Guarda, errore H265 più HVR. Ora vado a controllare. Dai, salvi, buona fortuna. Fascia, dai, proviamo a fare qualcosa al computer, dai. Prova a installare questo, puoi riavviare questo e funzionerà. Gente, in realtà forse le telecamere si sono spente. Perché il punto è che si sospetta che la guardia di sicurezza che sorvegliava la fabbrica di Poppy Playtime e fratelli sia scomparsa. Pasha capisce che si sia trasferito nell'Huggy Wuggy, quindi Huggy Wuggy è una guardia di sicurezza che si è trasferito nell'Huggy Wuggy. Allora è chiaro perché è così bravo a capire l'elettricità e ci ha tagliato la luce delle telecamere. Se lui sa soprattutto dove sono le telecamere e forse sta esplorando il territorio come guardia di sicurezza e facendo ordine. Quindi beh, dovrebbe essere riparato in qualche ragazzi, modo. Ragazzi, no? Ho riparato i tappi, ho fatto scattare il fusibile. Così, ecco, allora vedo oh. Guarda qui, Huggy Wuggy. Ascoltate, è qui, proprio al centro. Quindi guarda, è tutto qui. Sta crollando, è lui. Aspetta, quello è uno straccio rosso che ha preso. Sembra che reagisca come un toro rosso. Prende un secchio verde. Abbiamo lavato i pavimenti con questo secchio. Prima da questa angolazione per far sapere agli spettatori che tutto sta accadendo in tempo reale. E cosa sta per fare adesso? Ma allora è stupido cosa? C'è dell'acqua sporca che usiamo per lavare i pavimenti. E lui ci mette il tè. E del tè? Beh, sembra di sì. Non ricordo che te ho lasciato sul tavolo. Wow, ha deciso di preparare tutto su larga scala. Ha versato assolutamente tutto il tè. Guarda come ha buttato via la scatola. Vi rendete conto che ha preso quel secchio sporco, messo lì per qualche motivo le bustine di tè e adesso inizia a bere tutto questo. E beve questo tè forte. Sapete perché? Pensa, Pasha. Ho detto che era una guardia. Queste sono apparentemente le sue vecchie abitudini di guardiano. Così ha deciso di bere il tè. Guardate qui, beve, beve, questo pazzo beve. Guarda, oh. Ha bevuto. Delirio, accidenti, beve acqua sporca. Che schifo, tutto si rompe, è semplice. No, cosa sta facendo? No, 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 no. No, per favore, no, no. Solo nel generatore. No, per favore. No, no! Oh. La luce. Cappute le telecamere. Ma l'edizione. Capite che ora non saremo in grado di seguire Huggy Wuggy attraverso le telecamere nascoste. Dovremo andare a cercare con questo. Sei convinto che sia sicuro? Io non voglio. Che opzioni abbiamo? Accidenti, beh, è necessario collegare il generatore in qualsiasi modo e dalla parte opposta di questo edificio. Sì, e io personalmente non sono soddisfatto che ci sia un Huggy Wuggy, insomma, capisci? Ok, ci sono delle torce qui. Grazie a Dio Bruno le ha lasciate. Pasha, prendi. Oddio. Andiamo, andiamo. È necessario accendere almeno il generatore, altrimenti non c'è luce. Così, ragazzi, attenzione, bisogna essere pronti. Buono. L'illuminazione di emergenza almeno funziona. Pasha, dai, dai, ragazzi. Andate il più attentamente possibile lungo il corridoio. Guardatevi al lato, gente. Ragazzi, cos'è sta roba? Guardate. È un pezzo di carta. L'hai fatto cadere tu? Sembra Huggy Wuggy. Vengo dietro di voi. Ci incontriamo presto. Ragazzi, da qualche parte. Questa è una cosa folle di Huggy Wuggy. Accidenti, dobbiamo andare avanti, non abbiamo scelta. Forse più avanti nel corridoio, indietro. Ah! 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 Corriamo! Corri, corri, corri! Ah! Corri, 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 corri! Dai, veloce, veloce, veloce! Tieni, insomma! Ma adesso siamo intrappolati. Guarda che muso. Bisogna insomma inventare. Cerca qualcosa, forse un martello, non so. Forse c'è qualcosa nel nostro studio. Ma ogni giocattolo ha una sorta di istruzione. Beh, lì come usarlo. Può esserci una tale istruzione per Huggy Wuggy. Magari ci spiega come ucciderlo. Proprio così, ragazzi, sicuramente nella scatola c'è qualcosa. Safi, aspetta, vai molto piano, eh. C'è davvero un pezzo di carta. Ragazzi, eccoci qui, come sempre. Sono sicuro che lo fai anche tu. Prima inizia a usarlo e poi leggi le istruzioni quando tutto si è rotto. Così fanno tutti. Attenzione, se il tuo giocattolo si è guastato,
devi solo attirarlo di nuovo nella scatola e per farlo usa il telecomando fornito con il giocattolo. Davvero è fuori servizio, cosa facciamo? E dov'è il pannello di controllo allora? Di quale pannello stiamo parlando? Sicuri che non c'è? Ma non c'è niente qui. Forse l'ho portato da qualche parte in modo che non potremo approfittarne. Gente, siete sicuri che non ricordate niente? Forse Huggy Wuggy ha nascosto qualcosa? O forse non abbiamo notato qualcosa? Per favore scrivetelo nei commenti, perché non abbiamo visto il telecomando dell'Huggy Wuggy. Andiamo ora, proviamo a trovare questo telecomando da soli. Quindi divergiamo in direzioni diverse e proviamo a cercare il più possibile. Così ragazzi, accidenti, qui è tutto sotto sopra, i palloncini giacciono, qui sicuramente non c'è il telecomando deve essere piccolo con una cosa rossa. Dunque lascerò qui il mio fucile tattico di Fortnite in modo che non mi dia fastidio e spero che Huggy Wuggy non mi trovi in questo momento in cui sono disarmato per attaccarmi. Qui non vedo nessun telecomando, diamine, nemmeno sotto i Lego, zero, indizi di qualche tipo, nessuno, polistirolo qui sotto, no, non c'è nemmeno qui sotto, forse da qualche parte lì giù, magari qui, da questa parte... Ah, qui sotto, qui non c'è niente, diamine! Qui Huggy Wuggy era qui! Guardate, ecco la testa dell'orso che ha strappato! Pazzesco! E qui Huggy Wuggy ha gettato i nostri signori a quattro! Perché li ha messi nella bara? Bene! Questo è molto strano, Vlad a quattro è degno solo del meglio! A proposito ragazzi, e questo è un costume Pop-It! Stavamo solo cacciando un enorme Pop-It, quindi abbiamo fatto il costume per non infiltrarci nella banda. Questa è la macchina col telecomando. Quindi la principale cosa è che le batterie ci sono. Oh, mi sembra di avere un'idea. Ragazzi, ragazzi, guardate! Ho trovato una macchina telecomandata. Con l'aiuto di questa possiamo distrarre Huggy Wuggy. Non gli piacciono i giocattoli, si dimenticherà di noi al 100% e la caccerà. Come troveremo il telecomando? Dai, guidiamo questa macchina e distraiamo l'Huggy Wuggy. E voi andrete a sistemare la luce. Beh, l'idea non è male, con la luce possiamo trovare il telecomando. Qui possiamo indossare una action cam e poi possiamo persino vedere dove si trova l'Huggy Wuggy. E così potrei scappare da lui. E dammi la GoPro qui. Ragazzi, fatto, la nostra GoPro guarderà tutto. Se vediamo Huggy Wuggy allora, ecco tutto, vado. E se vedo fallisco immediatamente. Voi andate a cercare un modo per accendere l'elettricità. Dunque, davvero non c'è? Lo sapremo in alcun modo. Ehi, Huggy Wuggy. Ecco, buono. Così, Pascia, ora è il nostro turno. Beh, sembra non esserci nessuno. Ragazzi, sto guardando il telefono. Vabbè, Huggy Wuggy non è nelle vicinanze, quindi andiamo. Cercherò di vedere dove si trova. Ok, non riesco a capire, ragazzi. Guardate. Eccolo, Huggy Wuggy. Accidenti. Sta rompendo tutte le porte qua. Tac. Accidenti, la macchina ha un segnale debole. Ora cercherò di avvicinarmi a lui, così. Piano, piano. Sembra che mi abbia notato. No, 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 no. No, mamma mia, ragazzi. Mi raggiungerà ora. Oh, cavolo, cavolo. Ragazzi, la scriverei sul telecomando con la macchina. Spero di poterlo distrarre, che i ragazzi possano accendere le luci. Yo! Aspetta, non c'è niente, secondo me. Davvero non c'è niente. Sembrava. Mamma mia, accidenti, è buio davvero il delirio. Pascia, questo è un bastone, forse la porta è nascosta. Dai, dai, su. Altrimenti Huggy Wuggy insegue la macchina in questa stanza. No, è così, sicuramente non entrerà. La cosa principale è che non sia qui e che non abbia lasciato la melma. Non so cosa potrebbe esserci nelle sue manacce pelose, forse sono dei pidocchi. Ben, dai, non voglio parlarne, altrimenti vomito. Allora, dov'è questo generatore, eh? Eccolo, eccolo il generatore. Ora scopriremo qual è il problema e che cosa ha rotto Huggy Wuggy. Dai, io invece vado a vedere cosa ha bevuto lì. Questo è il secchio, ragazzi. Oh, wow. È solo un po' d'acqua con un mucchio di tè. Come ha potuto bere questa schifezza? Come ha potuto bere questa roba qui? Anche se il tè fosse stato preparato correttamente, l'acqua non è calda, che schifo. Chiaramente non gli è piaciuto e ha iniziato a distruggere tutto quanto. Poscia, mi sembra di averlo riparato. Allora, opa! Bene, bene, bene! Opa! Oh!
Posso bene, il generatore ha funzionato. Va bene, provato a sistemare tutto. Bravo. Posso, ora dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo trovare quello stupido telecomando. Penso che con la luce non sarà affatto un problema. Più veloce. Possiamo, apri, siamo noi. Perché non apri? Chiudi, posso. Ok, avete acceso la luce. Ora dobbiamo trovare il telecomando in qualche modo. Accidenti ragazzi, perché abbiamo acceso la luce se non troviamo il telecomando? Possiamo sederci qui con la luce quanto vogliamo. Questo Huggy Wuggy può venire ancora una volta e rompere il generatore. Ascolta, ma sembra... mi ricordo qualcosa. Abbiamo poi guardato con Pasha, è entrato nella caldaia come se avesse nascosto qualcosa. Stop. Oh mio Dio. Così. Oh, ecco questa scatola. E cosa c'è lì? Ragazzi, pannello di controllo. Questo è l'interruttore. Dobbiamo solo fare in modo che questo Huggy Wuggy si spenga del tutto. Accidenti, questo è fantastico naturalmente. Questi sono come i segni di vita di Huggy Wuggy. Allora, siete pronti a trattare con questo mostro? Bene, sembra spento. Spero che si sia spento davvero. E ora possiamo dormire sonni tranquilli. Io sento qualcosa. Passi chiari a mio parere. Ragazzi, guardate, sta arrivando. Sta arrivando, ragazzi, hai in mano il computer con tutti i nostri video! Stop! Dove sta andando? Delirio pazzesco! È il nostro computer! Sta tornando alla scatola! Oh, aspetta, dammi il computer! Così! Adesso chiudiamo, bascia, forza! Ehi! Lo scocciamo per bene in modo che non possa mai più uscire! Nessuno verrà, Artio! Oggi ci sarà il compleanno perfetto di uno dei nostri migliori amici, Crici! Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnev e siamo in una casa enorme ragazzi e oggi ci siamo riuniti per un evento molto importante. Perché oggi è il compleanno di Crici, ragazzi! Ma oggi non solo festeggeremo il compleanno di Crici, ma guarderemo anche il film di Sonic e Xie alle 3 del mattino! Perché Crici adora i film horror! Vero, Crici? E c'è anche una leggenda, ragazzi! Ci sono un sacco di video su internet e dicono che se guardi questo film alle 3 di notte, in punto, arriverà il vero Sonic Xie! Nessuno verrà, Artyom! Oggi ci sarà il compleanno perfetto di uno dei nostri migliori amici, Crici! Bruno, dai, porta via il festeggiato in modo che non veda come prepariamo tutto qui! Ok, tieni la torta! Ok, va bene, ma non dirgli che c'è una torta! In questo momento, per Crici, stiamo organizzando una festa incredibile, ma la cosa principale è che è una sorpresa. Ok, Crici, dai, mentre ti prepariamo la festa, rimarrai qui. Cosa? Puoi mangiare? Certo che ho portato da mangiare. Porto sempre con me il tuo delizioso cibo. Tutto ciò che ami, guarda, arachidi, mais e tutti i tipi di fagioli. Resta qui per ora, ok? Ci prepareremo un po' e poi ti chiameremo per il tuo compleanno, ok? Vai a mangiare. Promettimi solo che non mangerai tutto in una volta, ok? Che poi ti gonfi come un palloncino. Torneremo a prenderti. Ciao. Ragazzi, ora decorerò la nostra casa con una scritta così bella che augura buon compleanno al nostro Crici. È necessario fissarla qui in qualche modo. Penso che sia perfetto appenderla alla ghirlanda. Happy birthday, caro Crici. Ragazzi, sembra elegante e di classe. In questo momento Artyom sta ancora gonfiando i palloncini e penso sarà fantastico. Quindi bene, Crici è nella stanza. Che stai facendo, Artyom? Come cosa, Bruno? Decorando la casa per la festa di Crici. Allora, perché attacchi i palloncini sul pavimento? Sì, Bruno, non capisci. Ci sono giochi ad ogni festa di compleanno. Resta qui, adesso ti faccio vedere. Guarda, è una freccetta. Prendi, lancia la freccetta in un palloncino e c'è un compito. In ciascuno dei palloncini c'è un compito? C'è assolutamente un compito in ciascuno dei palloncini. Scegli un palloncino e basta lanciare una freccetta. Qui ci sono un sacco di palloncini. Pensa quanti compiti diversi. Ma siamo d'accordo in questo modo. Io farò un compito e tu farai il prossimo. Va bene. Oh! Ecco che esce un compito di questo tipo. Con gli occhi chiusi raggiungi la cucina e non sbattere mai una volta. Quindi è un gioco da ragazzi. La cucina è qui. Questo è un compito con una complicazione. Partiamo dal secondo piano. Ok, Bruno. Tu sei un brugiardo. Sì, ho un dardo in bocca.
Non vedo niente. Questo è il punto di partenza, in cucina con gli occhi chiusi. Forza, vai, avanti. Ok, va bene. Ma scusa, posso toccare gli oggetti che mi circondano? Certo che puoi. Exector! Mi è quasi saltato il cuore, Artyom! Smettila di scherzare su questo Exector! Quante volte ti ho detto che l'Exector ha già lasciato il nostro universo? Sì. Ascolta, questo non era scritto nel compito! Quando finiranno questi scalini? Sì, mamma mia, ce ne sono ancora! Vado in cantina! Ora vado avanti! Dai, Bruno, dai! Basta, Artyom! Smettila di scherzare! Artyom! Bruno! Artyom! Se non ti fermi ora, mi tolgo la benda! Quindi, sono arrivato ai palloncini, il che significa che presto devo girare a destra. Quindi, qui c'è una sedia che non c'era prima. Allora, penso che qui sia più sicuro passare. Senti, se qualcosa avvisami, ok? Se mi imbatto in qualcosa. Quindi c'è qualcosa, che cos'è? Così? Cos'è questo? C'è una cucina! Come posso entrare in cucina se hai messo un muro? La cucina è un po' dall'altra parte, sei quasi arrivato! Ok, proverò ad arrivare senza l'aiuto di uno sgabello. Quindi ecco il tavolo della cucina, il che significa che deve esserci un frigorifero. Ecco l'acqua che ho bevuto al mattino. Ecco lo sgabello su cui di solito si siedono tutti, eccolo al suo posto. Oh, ecco il frigorifero. Oh. Non hai sputato? No. Sei sempre così. Ascolta, a giudicare dalla Coca-Cola che ho lasciato in cucina, è probabile che io sia già in cucina. So. Beh, ho fatto tutta la mia cella. E ora è il tuo turno. Ora tocca a te fare la sfida. E io mi prenderò gioco di te. Va bene, Bruno, ora sono il prossimo. Oh, qual è il mio compito? Lo spettatore che guarda questo video ha fatto click sul pulsante iscriverti. Bruno, beh, non posso fare questo compito. Bene, allora hai bisogno dell'aiuto di un amico. Hai un amico che in questo momento può aiutarti? Ci sono i nostri spettatori. E qui vediamo che c'è scritto che lo spettatore che guarda questo video ha fatto click sul pulsante iscriviti. E ora io non sto guardando il video e non posso fare click sul pulsante iscriviti. Solo uno spettatore può farlo. Quindi, per favore, se state guardando questo video e il pulsante sotto il video non è grigio, ma è invece rossa, assicurati assolutamente di renderlo grigio. Spero che tu abbia soddisfatto la mia richiesta e mi abbia aiutato a vincere questa partita. No, vabbè, con i palloncini era molto divertente, solo che le sfide sono finite purtroppo. Cosa facciamo ancora oggi? Non lo so, ma Crici deve fare una bella festa. Forse con un paracadute lo facciamo volare, eh? Penso che a Crici piacciono gli sport estremi. No, vabbè, gli piacciono certamente, ma chiaramente non il paracadutismo. Ragazzi, dai, guardiamo un film. Stavamo per guardare Sonic X proprio alle 3 del mattino. Ora ci rilassiamo, mangiamo le patatine, vediamo Sonic. Beh, andrà tutto bene. Va bene ragazzi, perché siamo seduti? Accendiamo la TV, forza! Beh, io sono qui per Crici e tu sei qui per aiutarci con la sorpresa. Ok Crici, non spiare. Tanti auguri a te, Crici. Crici, io ti auguro la felicità di un criceto, in modo da essere un criceto fortissimo e che il cibo sia sempre abbondante. E che tu possa avere una ruota su cui girare, altrimenti continuerai a vivere solo e soltanto nel computer. Dai ragazzi, sediamoci a guardare. Crici dice che dobbiamo guardare il film. Basta Crici, il film è iniziato. Pazzesco, cosa succede? No ragazzi, vi ho davvero detto che era un film horror. Senti, forse non dovremmo guardare questo film alle 3 del mattino. Oh. Ragazzi, è proprio lì. Tutto andava bene, no? Oh, Sonic. Senti, è un Sonic normale oppure è già un Sembra ancora normale. Vabbè, forse è già Executor. Aspetta. Tutto normale, normale. Pazzesco! Scappa, forza, via! Dai.
Cosa era? Non lo so. Ragazzi, forse è meglio un altro film. Sì, ma era nel film. No, Safiko, sicuramente ha sentito qualcuno bussare come se fosse al secondo piano. Ma ti è sembrato? Continuiamo il film. Penso che sia qualcosa dalla cucina. Ma smettetela, ragazzi, continuiamo a guardare. Vai, 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 vai. Non necessariamente Sonic e Xero mangerà ora. Capisco che sia molto veloce. Non aver paura, Crici, va tutto bene. E dietro, dietro, dietro. Dietro, 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 dietro. Accidenti, ma come puoi non notare Sonic? Sono respinto da lui. Che guarda, delirio, Crici. Vola pure. Che cosa? Ha ucciso Sonic e Xero? Non gli importa del dolore. No, ma questo è devastante. Ah, è guarito tutto in una volta. Oh, è una specie di follia. Mamma mia, per nessuna ragione al mondo vorrei mai incontrarmi con Sonic. Accidenti, metti in pausa, ho finito le patatine. Aspettatemi. Veloce però, dai. Bene, Crici, siediti qui, arrivo ora, ok? Ragazzi, ci sono molte altre patatine. Ma cosa succede con la luce? Ragazzi, l'avete visto? Sono disposto a giurarvi di aver visto Sonic e Xero appena in cucina e le luci si sono spente e poi si sono accese e c'era Sonic e Xero. Sì, Artyom, hai guardato troppo il film. Porta ste patatine. Sì, in che senso? Sono pazzo completo. Sentite, non lo so, forse sono le mie fantasie. Sono disposto a giurare di aver visto Sonic. Ora l'ho visto anch'io, sullo schermo della TV. Ragazzi, era proprio come quello vero. Proprio come allora nel film, insomma. Sentite, non voglio dire niente, ma forse non c'è davvero bisogno di guardare questo film alle 3 di notte. Capite, ragazzi? Artyom, ti ricordi quella volta cosa è successo all'ex Hector? Non può essere a casa nostra in questo momento. Proprio no. Ok, devo chiamare i miei genitori adesso. Non guardate qui senza di me, va bene? Mentre Artyom e William Bruno stanno facendo qualcosa al secondo piano, io ho deciso di prankarli. Guardate, il mio prank oggi sarà pesante. Ragazzi, ho portato con me un proiettore, eccolo. In realtà l'ho messo qui, bene, è quasi invisibile al buio. E ragazzi, mostra qui sul muro, beh, ecco il video. Qualunque cosa gli mostrerò sul computer proietterà tutto sul muro. Guardate, ragazzi, che foto ho trovato, guardate. Penso che saranno fregati. Guardate, ragazzi, guardate qui. Guardate Real Sonic X. Oh, paura, pazzesco, in questo momento aspetteremo, ragazzi. Ecco così un bel prank, non si addormenteranno più. Sì, 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 mamma, ti richiamo più tardi, dai, dai. Abbiamo il compleanno qui. Sì, cosa hai fatto, Bruno, per così tanto tempo? Safik ci stava già aspettando. Andiamo più veloce. Ex-Hector, Ex-Hector. Ma dai, è un proiettore. Questi sono probabilmente i prank stupidi di Safik. Safik, chi è quello? Cos'era, zio? Ma sei matto con ste gag, eh? Io volevo solo scherzare, non so cosa sia. Il tuo prank con il proiettore, ho già capito. Non lo distruggere, l'ho preso in affitto. Questa è una proiezione 3D, giusto? L'ha fatta appositamente per farci pensare che dopo aver visto questo film alle 3 di notte, da noi è venuto il vero Sonic e Xero. Questa non è una proiezione. Sì, è volato fuori dritto in 3D da questa immagine. Safik, non so dove hai scoperto queste tecnologie, ma non è affatto divertente. Soprattutto quando guardiamo un film basato sulla leggenda in cui Sonic dovrebbe apparire. Ancora di più, sono quasi le 3 del mattino. Fai dei prank molto stupidi, Sa. Dai, ragazzi, dopo tutto è il compleanno di Crici. Andiamo a prendergli la torta. Torta, 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 torta. Safik, portala più veloce. Ecco la nostra torta per Crici. Crici, buon compleanno a te. Happy birthday to you. Happy birthday. Ragazzi, sulle scale! Corriamo, ragazzi, andiamo subito fuori da qui, mamma santa! Forza! Ragazzi, sediamoci, ragazzi. Da dove abbiamo Lexi in casa? Come faccio a saperlo? Volevo solo scherzare con voi e basta. Ragazzi, ha acceso le luci e cammina al primo piano. Guarda qui, in questo momento in giro per casa nostra c'è Sonic e Xero. Che fa, viene da noi? Tranquillo, tranquillo. Sì, tranquillo, tranquillo, Safik, non scherzare. Ci vede o no? Può arrivare da noi in un solo secondo. Ragazzi, se avete visto dove siamo, sarebbe già corso da noi. Ci sta chiaramente cercando e si è perso. Ragazzi, dobbiamo andarcene di qui, veloce. Guarda, 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 è corso da qualche parte. Dobbiamo sparire al 100% da qui. Abbiamo bisogno delle chiavi della macchina. Bruno, dove sono le tue chiavi?
Benissimo, al secondo piano. Facciamo, io dall'esterno salirò su questa trave al secondo piano. E mentre Sonic non è in casa, al primo piano prenderete tutto ciò che abbiamo lasciato lì. Andiamo, ok, solo molto attenti. Safik, allora vai a prendere le cose. E io, ragazzi, me ne resto fuori e filmo tutto al telefono. Se arriva da qualche parte Sonic e Xee, lo distrago. Anch'io, ragazzi, me ne starei fuori tranquillamente. Prendi Creechy, sarà scomodo salire al secondo piano con lui. Forza, ora salgo al secondo piano. Allora, qui la cosa principale è stare tranquilli. Devi stare attento perché Sonic X può essere dappertutto. Quindi ti metti di qui. Spero che Sonic X non ti toccherà affatto. Ok, ragazzi, devo trovare il mio telefonino. Ok, qui la finestra è chiusa. Creechy, vedi il mio telefonino? Ecco la mia stanza. Dovrebbe esserci la chiave qui. Ricordo esattamente di averla lasciata qui. Cavolo, dov'è? Dov'è questa chiave? Allora, dove avrei potuto lasciarla? Non vedo l'executor, quindi potrebbe essere già in casa da qualche parte. La cosa principale è trovare la chiave e andarsene rapidamente da qui. Qualcuno ha chiuso questa porta da fuori. Non c'è nemmeno una serratura. Qualcuno sta tenendo quella porta. Accidenti. Artyom. Ok. Ecco. Artyom, non riesco a trovare la chiave. Bruno, cos'è successo? Dico, non riesco a trovare la chiave. E qualcuno mi ha chiuso la chiave e la porta. Forse è stato Sonic e Xee a chiudere la porta a chiave. Buttala giù con una spallata. Ma no, aspetta. Se c'è davvero Sonic e Xee, non voglio uscire con lui. Bruno, come mai? Devi trovare le chiavi. È la nostra unica possibilità. Sonic, dannazione. Safik! 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 Lì Artyom è stato attaccato da Sonic e Xee! Cosa? Proprio qui fuori in cortile! Dobbiamo fare qualcosa! Guarda qui! Executor! Ascolta, ha bisogno del nostro aiuto! Accidenti, ma così non lo battiamo! Ci vuole un po' di astuzia! Penso di avere un'idea, non lo so, hai questa cosa in tasca che abbiamo lasciato per il compleanno di Creechy. Ora ci disperderemo in diverse angolazioni e inizieremo a fischiare questa cosa. Per confondere Sonic e farlo scappare in direzioni diverse. È urgente, bisogna distrarre Sonic. Sonic è fuggito! Corre qui, accidenti, dove posso andare? Sonic è stato distratto da Bruno, dobbiamo recuperare Artyom e dire... Artyom, Artyom, Artyom! Artyom, cavolo, dove sei? Artyom! Artyom! Artyom, Artyom, sei qui? Opa! Artyom, ma sei qui, sei pazzo! Dove l'hai preso? Lì Bruno deve essere salvato, subito! L'esecutore si è distratto da lui! Andiamo! Guardate che pistole ad acqua! Ho sognato per tutta la vita di prancare con loro Creechy, ma sono utili per Sonic e Xee! Sonic! Cosa vuoi da noi? Allora Sonic! Sonic, no! Lasciami andare! Dannazione, salvatemi! Allontanati Sonic, vattene! Ragazzi, siete davvero i miei salvatori! Forza, un bel 5, ragazzi! Come sapevate che l'esecutore ha paura? Basta parlare, dobbiamo trovare le chiavi della macchina e andarcene subito! Sono a casa! Ragazzi, vi giuro di averle lasciate proprio qui! Sì, cavolo, sì, ma dove possono essere? Non hai visto Creechy, tra l'altro? Era giù, di sotto! Creechy! Creechy, dove sei? Dov'è la sua gabbia? Proprio qui c'era la gabbia con Creechy! Non può essere che Sonic ha rubato la gabbia con Creechy! Spero che Creechy sia qui da qualche parte! Avevamo spento questo cartone! Dov'è il telecomando? Sì, cavolo! Dove? Ragazzi, non funziona! Come si spegne? Ragazzi! X mi ha attaccato! C'è un cucciolo di Xee! Bruno, cosa? Bruno, che succede? Vattene! Safi, toglielo! Safi! Toglielo dalla faccia! Safi! Oh, Safi! Safi!
Crici! E dov'è Sonic? Ragazzi, ragazzi! Safik! Artyom! Artyom, alzati! Artyom! Safik! Sei vivo o no? Sì, cosa c'hai in faccia? E tu cosa hai in faccia? Ragazzi, guardate, Bruno è coperto di graffi pazzeschi! Siamo stati attaccati da Sonic! E tu cos'hai? Cosa? 666! Safik, delirai tutto il collo in un graffio! È per questo che fa tutto male, tu hai scritto 666, cosa vuol dire? Sembra che il piccolo Sonic ci ha graffiato così tanto! E io ho una sorta di scritta del diavolo! Ha direttamente inciso in faccia il 666! Ok, dov'è Crici? Crici, ti avevo perso di nuovo! E con le chiavi della macchina! Accidenti, probabilmente mi sono cadute dalla tasca quando sono inciampato qui vicino, quando ho giocato a questa sfida bendato! Allora facciamo le valigie e via subito da qui! Dai! Ma quali valigie? Mamma santa, lasciamo, andiamo! Andiamo ragazzi, sbrigatevi! Andiamo, entriamo in macchina! Dai! Andiamo via da qui! Crici, mi dispiace per un compleanno così brutto! Ma il prossimo lo festeggeremo bene, lontano da Sony X! Sonic! È Sonic Eggsy! Dai, cerchiamo di aggirarlo! Bruno, no! Aspetta! Aspetta! Colpisci qui e guarda questo proiettile! È urgente, clicca qui, proprio qui, fratello! Bruno, frena e clicca. Tu colpisci qua invece, forza! Urgente, fratello, ciao!